Clementino, buonasera. Tra pochi giorni in concerto a Gricignano. Come si sente? Non vedo l'ora di suonare a Gricignano, anche perché è zona Aversa, quindi c'ho tantissimi amici là, si prevede un terremoto esagerato di musica, quindi e poi, non vediamo l'ora. E poi volevo dire che noi a Gricignano abbiamo una grossa tradizione per i cantanti. Alla festa sono venuti tanti cantanti importanti, Ligabue, che poi ha fatto una carriera esagerata, i Nomadi, quindi potrebbe essere di buon auspicio. Speriamo, Ligabue è un grosso nome, magari se Gricignano porta fortuna ci troveremo un giorno a fare gli stadi, no? Ti immagini? Taiwan e Clementino live in San Siro, San Paolo, Arechi, ne facciamo tutti. Ma già andate forte così, non è che siete due pivelli. No, assolutamente, anzi credo che il Mea Culpa Summer Tour 2014 sia il più grosso della mia carriera per il momento, per quanto riguarda proprio l'affluenza di pubblico. Speriamo di continuare così, però noi siamo sempre con i piedi per terra, insomma cerchiamo di mantenere sempre una certa umiltà e professionalità sul palco. Speriamo di continuare e di dare sempre di più. Questo vostro successo vi ha portato a numerose collaborazioni, tipo Fabi Fibra, Giovanotti, eccetera. Come ci si sente a rapportarsi con questi personaggi così importanti? C'è molto da imparare da queste persone. Io, per dire, da Lorenzo ho imparato lo stare sul palco. Lui fa due ore di show ballando e cantando nello stesso momento. E lui non beve nemmeno la birra con lo zenzero nei camerini, quindi sono tutte cose che ci servono anche per il percorso artistico, ecco. Un pochino io con Pino Daniele, con Giovanotti, Taiwan dall'epoca di Prezioso, ecco, quindi sono tutti personaggi più grossi di noi, nel senso che hanno iniziato prima e che, da cui prendere ispirazione e imparare tante cose, ecco. Quest'anno è stato un anno importante, sei disco d'oro, ho letto su Wikipedia che sei il freestyler più forte d'Italia perché hai vinto più gare di tutti. Come ti senti? Disco d'oro è un qualcosa di importante? Sì, vabbè, il discorso del freestyle è una cosa abbastanza vecchia, nel senso che adesso lo faccio ancora, ma solo così per divertimento, non faccio più le gare. E il disco d'oro è un obiettivo che abbiamo raggiunto dopo tanti sacrifici. Finalmente ora possiamo dire in giro ho fatto un disco d'oro, qua sai, quelle frasi che ti riempiono la bocca sono. È importante, ora la cosa difficile è fare il prossimo album più bello di quello vecchio, perché una volta fatto un disco d'oro uno punta al platino e là ce ne vuole, quindi road to the platinum. Adesso però siamo curiosi. siamo curiosi di sentire un po' un freestyle per Gricignano. Quando certi Clementino all'interno della mente il flow scova, a Gricignano vi aspetto, un saluto a voce nuova. Grazie. Allora, Taiwan, com'è questa collaborazione? Ho visto che voi, oltre ad essere colleghi, ma siete anche grandi amici. Sì, siamo amici da tanto tempo e adesso ci troviamo a suonare insieme. Per me è un onore, perché lui, glielo dico sempre, è il migliore sul palco in Italia. Io ho collaborato con tanti, però suonare con lui per me è sempre emozionante. Come diceva, lui ha vinto un sacco di gare di freestyle e io vincevo le gare di freestyle di scratch, quindi poi alla fine questi mondi si sono uniti, one DJ, one MC. Poi, come dici tu, ci sono un'unione di musiche diverse, no? Tra voi, il tuo mondo, il tuo vecchio mondo, quello che è stato di Giovanotti per esempio, quindi c'è un'unione totale di musica. Ma diciamo che c'è la musica bella e la musica brutta, l'importante è noi cerchiamo di fare quella che ci piace soprattutto a noi e che spero che piace alla gente, però in generale io ascolto di tutto, Clemente ascolta di tutto e non è che diciamo facciamo solo quello, ascoltiamo dalla musica elettronica al rock, al rap, al reggae. Però per i vostri fan potete anticipare qualche programma per il futuro? Io ho sentito dei pezzi suoi, vi dico che diceva prima, spero di fare un disco meglio di questo qua, vi assicuro che ho sentito già 6 hit per me, poi lo spero che lo siano anche per le radio e per la gente. Io sto a ottobre, dove cominciare a uscire qualche singolo del mio disco, che è una roba non italiana, totalmente in inglese, con dei cantati inglesi. Poi vabbè, delle produzioni che sto facendo per lui, produzioni sue sull'album, sul disco, quindi insomma c'è una collaborazione attiva. Assolutamente sì, vabbè, per forza, siamo dalla mattina alla sera insieme. Ho preparato anche un pezzo con un nome grosso della musica
campana e nazionale, e sulla produzione di Taiwan, e ci sarà questo ospite con un pezzo che è stato un tormentone degli anni 80, lo stiamo facendo rivivere dopo 20 anni, quindi l'estate prossima, se tutto va bene, la luna ci seguirà. Dico solo questo. Vorrei farti due ultime domande, una un po' più dura così. Sì. La prima però, parliamo un po' di Pechino Express, sappiamo che tra poco ti vedremo alle prese con Pechino, col mondo orientale. Sì, Pechino Express è un'esperienza che ho fatto con mio fratello e andrà in onda l'8 settembre, vi posso assicurare che mi vedrete in situazioni inimmaginabili, perché non si tratta né di cantare né di fare prove col televoto e cose, si tratta proprio di prendere i passaggi, dormire a casa della gente, ed è tutto vero. E lì io mi sono aperto al massimo con la mia demenza, perché io sono anche molto comico come personaggio, quindi 8 settembre Pechino Express Rai 2, guardiamolo tutti, perché è una bella esperienza. Torniamo alle cose serie. Questo Napoli che è uscito dalla Champions. Basta la risposta, no? Insomma, ragazzi, un saluto per Gricignano, vi aspettiamo. Gricignano, vi aspettiamo. Gricignano, spacchi e vetrine. Yeah.